Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Welcome Matt, welcome in Bologna. What do you expect from your new experience in Bologna? I expect a winning season. I expect us to play really well, play really hard. Obviously, we want everyone to be healthy, but I just expect us to be who we know we can be, and that's a winning team, a championship team. It's going to take some time, but I think after a while, I think we'll be just set. Mi aspetto una stagione per cui sono venuto qui, cioè una stagione per vincere, una squadra, penso possiamo essere una squadra vincente, ovviamente speriamo e mi aspetto anche di rimanere in salute io con i miei compagni e la mia squadra, perché comunque questo aiuterà molto durante la stagione, però il massimo che possiamo fare è lavorare per appunto arrivare a giocare una stagione vincente, una stagione con più titoli possibili di quelli che abbiamo a disposizione. Una crescita molto veloce, qual è la tua ambizione a questo nuovo livello e qual è l'impatto con questo nuovo livello e i nuovi compagni? Una crescita molto veloce, qual è la sua ambizione in questo nuovo livello e l'impatto con questo livello con i compagni? What's your goal for this season and what is your feeling about this first month with the teammates and with Virtus? Yeah, I think the goal for this season obviously is to do better than last year. I think lost in the play-in, just missed the playoffs, so goal for this year is to make the playoffs and hopefully make the Final Four. But I think we have a good enough team and we'll do that. And what was the second question? What's your feeling after this first month? First month, I think we have a really good team. I think we're still trying to get healthy. We're still trying to get guys back on the team. But I think so far, I'm really excited to see what we can do. Per quanto riguarda il mio obiettivo della stagione è sicuramente quello di fare meglio, aiutare la squadra a fare meglio della scorsa stagione, quindi questo significa ovviamente fare i playoff di Eurolega, che sarebbe meglio della scorsa stagione, e sperando magari di arrivare anche alle Final Four. Per quanto riguarda questo primo mese, questo primo impatto che ho avuto con i compagni, con la squadra, con la Virtus, la squadra mi piace molto, secondo me è una buona squadra, adesso abbiamo qualche giocatore che è rientrato dopo rispetto agli altri, però sicuramente è una buona squadra, è una squadra che potrà togliere grandi soddisfazioni. Last year you were one of the standout players in London, who's going through a little bit of renovation right now, of course. Talking about another guy who was great last year, Sam Dekker, do you think he deserves to play in the EuroLeague? He has the level to play in the EuroLeague? What do you think about it? I think Sam is an amazing player. I learned a lot from him last year. I definitely think he's a EuroLeague player. He went through a lot with health last year, so he was in and out a lot. But when he's healthy, he's one of the best players that I've played with, so I wish him nothing but the best. I know he's going to be just fine, and I expect to see him in the EuroLeague really soon. Sì, Matt è un giocatore che sicuramente merita di giocare dove è arrivato, lo conosco bene. L'anno scorso ha avuto vari up and down, è stato fuori, poi è rientrato più volte, però penso che quando in forma sia un giocatore fenomenale e spero che possa dimostrarlo anche quest'anno e possa arrivare a livello di Eurolega. Chi è il tuo modello, la persona che ti ispira? My idol, Steph Curry. Steph Curry is definitely my idol, the way he plays, the way he is on and off the court. I try to be like him in every aspect of my life, so I'd say he's my idol on the men's side. Breonna Stewart on the women's side, just a champion throughout her whole career. And then my dad has taught me so much, and I can't thank him enough or do enough for him. So those are the three people that I look up to the most. Allora, sicuramente Steph Curry, mi piace, adoro il modo in cui gioca, ma anche il modo in cui scende in campo, il modo in cui va in campo, è sicuramente un vincente, sicuramente posso considerarlo il mio idolo.
è medio anche Brandon Stewart, anche lei è una vincente, anche lei ha vinto tanto in carriera e mi piace molto il modo in cui gioca, però di base il mio idolo è mio padre, mi ha insegnato tanto, ha anche lui giocato a basket, gli ho chiesto molto e lui mi ha sempre dato le risposte giuste, ha sempre cercato di farmi imparare. Matt, Will Clyburn told us in his presentation that of course he will try as the other veterans to help you guys, you newcomers, to get used to the team and stuff like that. So talking about Rajon Tucker, who's the other guy coming from the EuroCup especially, what is your relationship? What do you think of him as a player? What do you think of him considering this season? Oh man, I think people don't know that I've known Rajon since we were like 10 years old. We played against each other since we were in middle school, so I think he's going to have a great season. He's obviously super talented, super athletic, so I think it'll take a little bit of time, but he's kind of like me, both from Charlotte, both people who, you know, got here just off of a lot of hard work and a lot of luck, honestly, being healthy, playing well. So I think Rajon will be just fine. I think he's one of the best guys that I know off the court, and I've known him forever, so it's someone that I can truly call family. Forse non tutti sanno che io e Rajon ci conosciamo da quando avevamo 10 anni, oltre ad aver giocato più volte l'uno contro l'altro, però veniamo dalla stessa zona e ci conosciamo veramente da una vita. Spero che anche lui possa rimanere in salute questa stagione, perché penso sia un giocatore di talento, un giocatore che anche lui avrà bisogno comunque sia di un attimo di ambientamento, perché appunto è un giocatore che come me proviene dall'Eurocup, però è un giocatore che impara molto in poco tempo ed è sicuramente uno dei giocatori che conosco meglio fuori dal campo, e questo sicuramente potrà anche aiutare nel corso della stagione. Ok? Thank you. That's it. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa conferenza stampa di presentazione di Matt Morgan. Non vado oltre, lascio immediatamente la parola al dottor Mazzellini, a voi di casa, dove ringraziamo per l'ospitalità. Prego. Buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti. È per noi davvero un grande piacere, un grande onore poter ospitare in questa conferenza stampa di Virtus Segafredo per la presentazione di nuovo giocatore, molto atteso, Matt Morgan. Benvenuto, Matt. E devo dire che come Penske Automotive Italy siamo da diversi anni vicini allo sport bolognese, in particolare vicini a Virtus Segafredo. È nata una bellissima collaborazione e per questo ringrazio la società per la collaborazione in estate, e ringrazio il team di Virtus Segafredo e il team Penske che hanno potuto appunto avvalorarlo ulteriormente. Non voglio rubarvi tempo, non mi resta che chiudere facendo davvero a nome dei Penske Italy e a nome anche del sottoscritto, in qualità proprio di tifoso dei colori bianconeri sin da bambino, il più sincero in bocca al lupo per una stagione ricca di successi e soddisfazioni. Quindi forza Virtus, e ho il piacere di passare la parola al ministro delegato della Virtus Segafredo, dottor Luca Baraldi, che ringrazio. Grazie Andrea, buongiorno a tutti, anch'io sono veloce. Un saluto, un ringraziamento ad Andrea e a Penske, che ormai da veramente da tanti anni tra virgolette si occupa della motorizzazione della organizzazione logistica da un punto di vista della gestione del oltre giornata di lavoro dei nostri giocatori, perché chiaramente viaggiare con queste auto e avere il prestigio di avere un gruppo Penske, questi brand accompagnati a Virtus, ci dà onore. Il gruppo Penske e Andrea sono tra i partner più importanti oltre che strategici della Virtus,
ci dà la possibilità di capire e di stare vicini anche alla città, perché poi essendo il gruppo più importante dal punto di vista dell'automotive, sono anche quelli che hanno rapporti con la nostra tifoseria più importante e non solo, con tutta la tifoseria di appassionati della Virtus. Quindi attraverso il gruppo PES che noi siamo in grado di raggiungere tanti tanti tifosi che ci danno la possibilità poi di essere vicini attraverso di loro. Facciamo una comunicazione molto, molto innovativa col gruppo Penske, siamo ormai da anni, loro sono dei partner strategici anche su questo versante, perché noi sfruttiamo moltissimo la loro esperienza nel mondo digitale per veicolare Brand Virtus. Di questo ringraziamo Andrea e tutti i suoi collaboratori, devo fare i complimenti perché il vostro settore marketing è fantastico, e però siamo qua per presentare, credo, uno dei giocatori più rappresentativi del nostro roster della prossima stagione, forse quello che parlo da un po' da tifoso del ministro delegato, credo che ci farà divertire tanto, e questa così è una mia previsione, la metto lì ed è veramente una mia previsione personale, dopo che l'ho visto anche diverse volte in allenamento. Voi ancora non avete avuto la fortuna di vederlo in partita, se non con poche apparizioni, ma noi che lo vediamo tutti i giorni, insomma, come si dice in Spagna, speriamo che sia un crack, e quindi io ne sono convinto. Lascio la parola a Paolo e passiamo alla presentazione vera e propria e gli aspetti più importanti. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Va bene, parlo così che si sente. Vediamo anche la strada. Buongiorno. Buongiorno Luca, Andrea, sì, qua siamo tra macchine talmente belle che più che fare la conferenza stampa abbiamo voglia di salire su una di queste macchine e uscire da qui, quindi è molto bello essere qui insieme a voi. Facciamo la presentazione di Matt Morgan, è un giocatore che arriva da London Lions dopo aver disputato un Eurocup di altissimo livello, l'abbiamo seguito durante la stagione di Eurocup e abbiamo pensato che fosse un giocatore giusto per completare il reparto dei nostri esterni, ha caratteristiche che il coach ha voluto per abbinarle al suo stile di gioco. È un giocatore che ha fatto un Eurocup molto molto importante anche a livello individuale, quindi si testerà al piano superiore di Eurolega e reduce anche da un'estate con una Summer League giocata con Charlotte. Fortunatamente ha firmato con noi la sera prima di fare 30 del World of 36, quindi fortunatamente la sera prima aveva già firmato l'accordo con noi, e quindi lo lascio il microfono a Matt per la sua introduzione e poi alle vostre curiosità. Hello everyone, super happy to be here with a great organization. Obviously, coming from the London Lions and Euro Cup, taking this next step is a big adjustment for me, but I wanted to say thank you to the fans, to my teammates, the organization for making me feel so comfortable. We have high expectations this year, and I know I do individually, but obviously we want to win as much as possible, and I'm going to do everything that I can to make sure that happens. It's my first year in EuroLeague, so it's going to be an adjustment period for sure, but I think with the veterans that we have, and Will, Toko, Danny, Payo, I think I'm going to learn a lot, and I think Coach and the coaching staff is going to do a good job of putting me in good positions to be successful. So it's going to be a long season, a lot of ups and downs, but I'm looking forward to a lot of exciting moments, a lot of wins, and celebrating a lot of championships with not only my teammates, but the city and this whole organization. So thank you for having me, and you know, I look forward to a lot of good memories for this season.
iniziamo, obviously. Buongiorno a tutti, prima cosa volevo ringraziarvi, sono molto contento, anzi sono super felice di essere qui in una grande organizzazione, un grande club. Ovviamente passando dall'Eurocup al club Eurolega mi aspetto più difficoltà, ma questo non mi spaventa. Con i miei compagni, con lo staff in coach sta andando tutto molto bene, con Will, con Topo, con Paio, con Beli, sono giocatori da cui io devo imparare, ma io ho sensazioni positive per questa stagione, sicuramente una stagione molto lunga, con tanti alti e bassi, ma ovviamente per quello che sto avendo in questo momento, per la città, per il calore che mi trasmettono i tifosi, penso proprio che siamo nella giusta posizione, sulla giusta strada per vincere quanto più sia possibile. Possiamo iniziare con le domande. La prima, Alessio Torri, 21.1. Grazie, per lei coinvolgere Morgan, tornare un attimo sul dottor Mandellin, padrone di casa, amministratore delegato Barrade, già illustrato questa vostra collaborazione che da anni insegue la Virtus, siete ormai un marchio riconoscibile all'interno del mondo Virtus. Cosa significa per voi questo percorso al di là della ottima e splendida giornata in cui oggi siete padrone di casa? Guardi, grazie intanto per la domanda. No, ovviamente noi siamo, nonostante la proprietà della Penske sia americana, comunque abbiamo mantenuto la sede legale della Penske Automotive Italy a Bologna, volutamente, dove poi è nata sostanzialmente la joint venture tra il gruppo Penske e la mia famiglia nel 2012. Quindi c'è questa grande tradizione bolognese e vogliamo essere vicini allo sport e ai valori che lo sport trasmette sui giovani e sulla comunità, e quindi diciamo che il binomio con Virtus e Alfredo è un binomio assolutamente vincente, che quindi va, diciamo, sulla che cavalca quella che è la nostra ideologia. Quindi ben felici di essere partner di Virtus e Alfredo e di farlo ancora per molto tempo. Welcome, Matt. Your career so far has been a very fast growth, starting from second league in Turkey, French Pro A, Eurocup in London, and now Euroleague in Bologna. It's clear you love challenges and you love testing yourself every year, every season. What do you think about it? And second question, waiting to play it, what do you think the real difference between Eurocup and Euroleague in terms of physicality, opponents, pace? What do you think about it? Thank you. I think to answer the first one, yeah, it's been a little faster than most people might have expected. But like you said, I like, you know, facing new challenges and just trying to take that next step in my career every year. But I think this season is definitely going to be an adjustment with the physicality. A lot of guys in this league have a lot of experience. They understand the game a lot at a higher level, so I think the pace is going to be something I get adjusted to, but I say every year it takes me a few games to get used to it, but once I get used to it, then I start to get comfortable. So hopefully we can do that, and I have a lot of guys around me to help me with that. So I'm going to lean on them a lot in the beginning of the season, and I want them to push me, I want them to challenge me, and I'm not going to back down from anybody. So it's going to be an adjustment, but I think it'll be a quick one for me. Sì, ovviamente la mia carriera sta andando un pochino molto veloce, ma non mi spaventano, non voglio affrontare queste sfide. Sicuramente aumenterà la fisicità, aumenterà l'esperienza, soprattutto affronterò giocatori con tanta esperienza in questo livello, ma penso che iniziare subito bene, iniziando a spingere, iniziando la stagione nella giusta maniera, penso che dovrò sicuramente prendere confidenza con le prime partite per capire il livello a cui dovrò essere abituato, ma le sfide non mi hanno mai spaventato, anzi, come sapete, la mia carriera è un testimone. Voglio affrontare nella migliore dei modi. Altre domande per me? Buongiorno, Luca Muleo, TRC e Stadio. Volevo chiedere a Matt, ha citato tra gli altri Hackett e Paiola, come sta crescendo la loro intesa, la loro chimica, e se lui, insomma, preferisce giocare con un playmaker accanto o gli piace magari più portare palla, insomma, cosa sta nascendo tra di loro in questo inizio di stagione. Yourself more at the point of your back roster player with
I think the chemistry between me, Danny, and Pio has been really good. I've been learning a lot from them. They've been teaching me a lot about how to be a point guard, how to run the team, because they've done it at such a high level for so long. So it's just a lot of learning, a lot of asking questions, and whenever I ask a question, they always give me a good answer, and then it's just doing it on the court. But honestly, I see myself as a point guard and a shooting guard, a one and a two. I can do a little bit of both, and I think that's the one thing about me that's special, is that I don't need the ball in my hands to be able to make plays, but if it is, then I'm able to do that. So I think Danny and Pio taught me a whole lot about being a one, and I learned a lot of being a two guard from Belly, and Isaiah, and me and Rajon are gonna be on the court together a little bit. So like I said, it'll be an adjustment period, but those guys are gonna help me make it a little bit quicker. Sì, ovviamente c'è una grande chimica in questo momento tra me, Daniel e Paio. Sto imparando tanto da loro, sto imparando tanto dalla loro esperienza. Io gli faccio veramente tante domande e sto ricevendo le giuste risposte. Ovviamente mi sto ispirando a loro per quanto riguarda il ruolo di point guard, poi ovviamente io necessito della palla nelle mani per poter esprimere tutto me stesso, ma non solo da loro, anche da Cornelier, anche da Belli, che sono in questo momento sono i miei compagni di squadra, sto imparando anche da loro per quanto riguarda il tiro, come muovermi in quella posizione. Penso che la chimica sia tutto e devo imparare molto velocemente, ovviamente faccio tante domande, ricevo le giuste risposte e poi ovviamente sono molto contento. Cesare Milanti, Oops. Hello, Matt. Welcome to Bologna. So 2 years ago, when you were in France with the Mans, you lost twice to Luca Banchi when he was coaching in Strasbourg. So first of all, has he reminded you about it already? And secondly, most serious question, what do you think of him as a coach, first as an opponent, and now obviously having learned something from him in 3 weeks' time? Thank you. Yeah, he has told me about it a couple times. He reminded me as soon as he saw me that he was the coach in Strasbourg and I lost twice, so he won't let me forget that. But I think as a coach playing against him, you see that the system that they ran was very effective. They did a really good job in Strasbourg that year of doing what they do, and they were really good at it, so I look forward to, as a player under him, being able to do the same thing that those guys were able to do. And I think he has a lot of creativity and a lot of, I'll just say a lot of creativity for his guards and being able to make plays. And I think with the guards that we have, we'll be able to do a lot of the stuff that they did in Strasbourg, but do it at a higher level. Sì, ovviamente ci siamo conosciuti già nella stagione qui a Strasburgo, io ero avversario, quindi penso che non mi abbia dimenticato. Per il momento, adesso che sono il suo allenatore, quello che ho trovato è un sistema già rodato, un sistema in cui mi devo inserire, un sistema nel quale io posso esprimere quello che ci chiede anche creatività. Da noi guardi, tante volte il nostro allenatore ci chiede di essere creativi, di inventare, ovviamente tenendo conto sempre anche di quello che è il gioco che in quel momento chiede il nostro allenatore, il gioco di squadra. Hi Matt, I'm Luca Aquino, Corriere di Bologna. You were jersey number 30. Is maybe Steph one of your role model? I read a lot of your posts reminding something about him. And is your role model on the court? And maybe, I mean, your father was a former player, maybe he's the other one of your role model. I say Steph Curry is definitely my idol, someone that I chose to play after. My game, I try to do it, resemble what he does on the court, being able to shoot from anywhere and create plays and move without the ball. So that he's one of the reasons I wear number 30. Another reason is one of my closest friends in the WNBA, Breonna Stewart. She's also number 30, so those two are definitely people I look up to in terms of winning, how they carry themselves on and off the court. But my dad is definitely my role model, someone that I've looked up to since I was a kid. He's the reason I play basketball. And he's transitioned from less of a coach for me and more of a
an advisor in a sense. So if I have any problems, any doubts or anything like that, he's the first person to call me and the first person that I talk to. So I say Stefan, Brianna, or Stefan Stewie, those are my idols, but my dad is definitely my role model. Partiamo da mio padre, effettivamente la persona più importante della mia vita è quello che mi ha ispirato a giocare a basket, che mi ha convinto a giocare, è la persona a cui chiedo sempre consiglio, la persona con la quale io mi interfaccio tutte le volte che ho bisogno di chiedere qualcosa. Posso confermare, Steve Curry è un giocatore incredibile, è un giocatore con il quale è il mio idolo, ma così anche con Dennis Stewart nella Women NBA, un'altra giocatrice, sono entrambi giocatori, io una giocatrice che hanno vinto tanto, a cui io ovviamente mi ispiro come idoli, ma se devo prendere in considerazione una persona qui, il mio vero modello, quindi come padre. Other question for Matt Morgan? No? Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.